Ospedale e territorio, questo è il tema dell'incontro questa sera in Biblioteca Comunale a Paternò, un incontro organizzato dal PD Cittadino al quale sono presenti deputati regionale e nazionale Concetta Raia e Giovanni Burtone. Si fa il punto della situazione, si parla della sanità in Sicilia in vista del piano sanitario regionale che a breve dovrebbe arrivare all'attenzione della Commissione. La sanità che si ridiscute scrive nel territorio, il presidente Crocetta proprio oggi ha parlato di cambiamenti importanti in vista, tra questi il cambio ai vertici delle ASP siciliane, ma sentiamo proprio dalla voce dei protagonisti di questa serata il loro pensiero. Al movimento dei cittadini, al movimento dal basso, adesso va affiancata un'azione politica forte, altrimenti rischiamo che tutte le nostre azioni siano vane. Perciò abbiamo chiesto a tutta la deputazione del PD e non solo, devo dire, di essere presente, di fare un dibattito che ci faccia capire cosa ne pensano davvero, perché poi alla fine le decisioni le prenderanno i deputati regionali, per cui sono i primi a doversi esprimere con chiarezza. Sappiamo tra l'altro che a livello regionale ancora il governo non sembra avere le idee chiarissime, perché molto probabilmente cambieranno i manager e questo significherà anche un cambiamento probabilmente della dirigenza e delle linee guida che sul territorio erano state tracciate. Noi vogliamo, come si dice, battere questo ferro finché è caldo, fare in modo che non si spengano i riflettori su Paternò, ed è per questo che abbiamo fatto questo incontro. Senta, voci non ufficiali, voci di corridoio parlano di una decisione già presa, per Paternò ci sarebbe soltanto il polo medico, mentre il polo chirurgico sarebbe a Biancavilla. Noi continuiamo a contestare questa impostazione, noi siamo convinti che ci sia ancora qualcuno molto affezionato a queste decisioni, certamente che ha contribuito a tracciarle nel passato. Il nostro compito è insistere, non arretrare di un passo, perché siamo convinti che ci siano i margini per fargli cambiare questa decisione, che sono i numeri, che sono la realtà, che sono, scusate, sono i risultati del nostro ospedale, quindi noi fino all'ultimo diremo che questa scelta è sbagliata. Il piano sanitario debba colpire privilegi e errori che nel passato si sono determinate e debba svolgere un ruolo di superamento delle problematiche che oggi sono presenti nella sanità e che sono la capacità di affrontare l'emergenza, le urgenze, superare le liste di attesa. E per fare questo alla sanità siciliana non serve imporre una sanità metropolitano-centrica, cioè tutta basata sui grandi centri urbani. Le aree metropolitane, serve alla sanità siciliana potenziare gli ospedali di territorio, che debbono avere però professionalità e debbono poter svolgere fino in fondo il proprio ruolo. Ci deve essere un territorio nel suo complesso che dà una sanità buona ai cittadini. Noi ci troviamo di fronte al fatto che ci sono degli ospedali riuniti, Biancavilla, Paternò. Ed è uno dei motivi per cui qui non sono stati tagliati, come dire, molti posti letto sostanzialmente, perché c'è questa situazione, questa escamotage trovata dall'assessorato alla salute, unica in Sicilia, e che ora altre regioni d'Italia si stanno adoperando in questa direzione. E quindi va creato un sistema di sanità che serva al territorio, senza doppioni, e con una sanità eccellente ed efficace che risponda alle esigenze dei cittadini.